Allora, niente, siamo pronti. Allora possiamo andare. E niente, il telefono l'hai preso? Sì. Le chiavi? Il Sì. gas è spento? Sì. Ah, oddio, i biglietti, Riccardo, l'hai preso Ma i biglietti? quali biglietti? Non dovevamo essere invitati? È vero. E vai, siamo partiti. Ma sì, mi stavo dimenticando, mannaggia, mentre stavo per uscire di casa. Cercavo i biglietti, vabbè, mi sono dimenticata che siamo stati invitati, vero Rick? Sì, sentite la felicità di Rick. No, perché Rick è un pantofolaio, già chi ci segue l'avrà capito, e io invece sono una girandolona e soprattutto mi piace quando devo andare in determinati posti, come oggi. E già è la seconda volta della stagione che andiamo a teatro, Rick. Siamo stati invitati a teatro. Andiamo a vedere a Roma, al Teatro Olimpico, la strategia del paguro. Soprattutto chi è di Roma ne avrà sentito parlare, perché a Roma tutti impazziscono per questi due attori, Pino Quartullo, che appunto è il regista dello spettacolo, e con lui c'è Alberto Farina, che insomma è un comico romano, straconosciuto anche lui. E niente, quindi è un connubio, un'accoppiata veramente vincente, quindi sono curiosissima. Pino già, insomma, noi lo conosciamo. Conosciamo da sempre, vero Rick? Sì. Guarda caso, vabbè, chissà perché noi lo conosciamo da sempre Pino Quartullo, vabbè. Poi un giorno, vabbè, vi svelerò, vi dirò qualcosa a proposito, anzi magari gli dedicherò proprio un video, dai. E niente, quindi siamo stati invitati a ottobre a vedere quando eravamo repressi, che ha riportato in scena dopo 25 anni, e oggi torniamo a vederlo. Perché niente, ci ha invitato così per la strategia del paguro. Purtroppo noi scegliamo sempre le pomeridiane per organizzarci per vari motivi e oggi veramente una strategia ci siamo inventati proprio ad hoc anche noi. Perché allora dovete pensare che lo spettacolo inizia alle ore 18, quindi più comodo di così si muore. Noi invece sono le 14 e 13 minuti e stiamo partendo per andare a vederlo. Perché? Perché c'è il blocco del traffico, quindi noi cercheremo di entrare nella zona fascia verde prima del blocco del traffico alle 15:30, in modo che già stiamo lì, perché per un pelo la nostra macchina non ci rientra, sì, per poco, per pochissimo, insomma. E vabbè, niente, quello che vedete è il Tom Tom che è semimorto. Vabbè, a parte che dà di suo, di matto per conto suo, e poi vabbè, abbiamo preso una curva, si è staccato, però l'importante è che parli, poi se vediamo un po' di sbiego non fa niente. E ci sentiamo dopo, magari poi vi dirò due parole, insomma, sulla commedia e niente, quindi noi ci incamminiamo. Stupendo fino a qui. E viaggiando ci stiamo ascoltando il CD di Alessandra Amoroso, che io odiavo, poi invece ho iniziato pian piano ad ammirare e mi piacciono tutte le canzoni. Anche Riccardino, oggi l'abbiamo chiamato Riccardino, si è innamorato dell'Amoroso, praticamente mi ha fatto registrare il CD dell'Amoroso, di Emma Marrone, e poi di che non mi dire cose strane perché ormai ha preso sto via, e pensare un giovane anziano come lui. Pensavo che mi facesse ascoltare Iosa, Albano, Ermina, e via dicendo, Nico Fidenco, invece no, giovani anziani. Ve lo faccio vedere il giovane anziano, è tutto preso alla guida. Eccolo, giovane anziano o anzianotti? Ve lo ricordate anzianotti? Dicevo, ve lo ricordate anzianotti, quello del Grande Fratello? Vabbè, lui preferisce giovane anziano, essere chiamato così. Allora, scherzi a parte, stiamo quasi addirittura d'arrivo, speriamo di farla franca, di entrare nella zona fascia verde,
prima del previsto che la nostra strategia, come quella del paguro, sia una strategia vincente. A proposito della strategia del paguro che appunto andiamo a vedere, allora parla di una crisi di coppia, quindi è attualissima questa commedia, che tra l'altro Pino Quartullo l'ha presa da un autore francese, quindi è già una commedia francese che non so se in contemporanea in scena in Francia o è stata in scena la scorsa stagione, questo non lo so di preciso. Comunque parla di quando diventerò famosa con i primi guadagni di YouTube acquisterò una nuova macchina, una videocamera, quello che è, insomma. Tra mi sta 200 metri girate a sinistra, poi prendete la seconda a destra. Oh, mi abbandona sempre. Vi dicevo, insomma, della commedia, è un menaggio a tre, praticamente c'è una coppia, lui, già mi sono dimenticata come girate si chiama, a sinistra, poi prendete la seconda a destra. Mattia, interpretato da Alberto Farina, e Brinna, interpretata da Grazia Schiavo, che niente, cosa succede, cosa fanno, e vanno d'amore d'accordo, però quando iniziano a convivere, dicevo, vanno d'amore d'accordo tutte rose e fiori, però poi quando iniziano a convivere iniziano i problemi. E qui entra in scena Piombo, interpretato da Pino Quartullo, che praticamente spostatevi sulla destra, fa da disturbatore e quindi cerca di far interrompere questo rapporto, e naturalmente spostatevi sulla destra, d'accordo con Mattia, Alberto Farina, e da qui insomma iniziano equivoci, sembra che si rida dall'inizio fino alla fine. Io spero di stare in una posizione giusta a teatro in modo che nessuno se ne accorge se faccio le riprese, cioè più che altro se c'è dalla regia, magari se qualcuno borbotta, ecco, l'aiuto registi più che altro, perché altrimenti insomma vabbè, non penso Pino ci dica. Mi sembra quasi di stare a Giochi senza frontiere, sapete, quella staffetta. Tenete la destra. La corsa contro il tempo, no? Perché allora mancano 6 minuti all'arrivo e fra 25 minuti inizia lo stop e la chiusura per la fascia verde, quindi noi dobbiamo cercare il parcheggio entro quei minuti. Ce la faranno i nostri eroi? Noi se non ci complichiamo la vita non siamo contenti, pure una semplice giornata a teatro per noi è complicata, chissà perché, eh? Ed eccoci qua. Oh, quando si fanno le almeno le 17:30 sarà un po' difficile, insomma. Tutto questo per la fascia verde, va bene, che bisogna fare. Siamo qua e vabbè, la zona sul progetto è quella dello Stadio Olimpico e non è che ci sono tante cose da fare, e per il momento ci troviamo qui e stiamo osservando il Tevere. L'anacrelle, che cosa sono quelle? Non so se si vedono, sa di no, eh? Ma siete vicini a tutti i spazi? Non c'è il finish. Non trova pace, sono 8 mesi che sposta tutto, capito? Quella gli piace a metà.
mette come via il salone, la poltrona nel bagno, ha messo la cadenza in camera da letto, è un'anima in pena, è pazza, è pazza. Guarda, la pure alzata da lei rimane sempre la televisione. Te fissi che uno ti ruba la roba a casa, nessuno ti ha rubato niente. No, grazie di essere venuto, veramente, grazie. Ah, una cosa. Ancora queste scatole l'estate? Ah sì, perché Brina dice che così si sposta meglio la roba, sennò poi si sciupa pure. Comunque, vuoi il caffè? No, grazie. La gazzosa? No, vieni, scherzi, per carità, niente frizzante, niente piccante, cioccolata, fritti, tartufi, crostacei. Io sta roba ce l'ho solo la gazzosa. Quella poi è la peggio. Ah. Ma che hai fatto? Niente, solo quando mi siedo mi fa male. Ma la sta a piedi? Mi fa male lo stesso. Ma tu ti fa male? No, perché ce la fa? No, perché? Non è possibile, ce la fa. Perché? Ma è come torno a casa e ti a tua moglie che sei andata a letto con la zoccola rumena. Ma mica ci sei andato con la zoccola rumena? Ma che stai via? Mi era rinfrascato. Sono cose che sono difficili da dire a donna, capito? C'ha ragione mio nonno mi diceva che l'uomo moderno, l'uomo contemporaneo, ormai vive in appartamento, non va più a caccia, capito? Non si procura più da mangiare e ha perso la odierna. Che ne pensi, eh? Secondo me è troppe volte prima. Ho capito. Poi strappare si scrive con dubbi, sennò devi dire strappare. Va bene, ok. Che ne pensi? Buttalo. Penso che effettivamente è meglio che per lasciare. Oh, lo vedi? È proprio come ti dicevo io, non amo più. Mo c'ho proprio la certezza. Oh, ma chi te ne è a farla andare via da qua, eh? Ma perché te ne vai via tu? Perché questa è casa mia, oh. Beh. Anche casa di Brina, avete trasformato insieme, dividete l'affitto, no? Io mi sono trasferito prima sono trasferito io e poi si è trasferito lei. Ma che stai, sì, sì. Non ricordo che avete fatto il trasloco insieme, cosa? Tant'è che ci sono ancora sti cazzi di scatoloni in giro per casa. Non è esattamente così. Se ti ricordi bene, prima abbiamo fatto entrare i miei immobili e poi i suoi. Mattia, quali immobili? Vabbè, la serie. Ecco, appunto. Giusto. Prima è entrata la sedia e poi sono entrati i mobili suoi, capito? È come per i gemelli, c'è sempre il gemello che è uscito prima che è quello che ha portato la sedia. Io rimango qua perché ho il diritto di prima gemella. Dai, su, dammi una mano, su! Ma io ti devo aiutare! Ma sì, tu sei perfetto! Sei un rompicoglione! È difficile. E a tre è il più grande errore che uno possa fare. Quindi, ergo, tu te trasferisci qua. La cogliona Brina. No, dopo. Ma ha suggerito la soluzione. Dopo. Trasferisci qua. Non capito. Dai, ti trasferisci qua. Sì, sì, quella. Ma sì, verrai a vivere con noi per un po' di tempo, no? Sì, certo. Qui tutte e tre insieme. Ma sì, perfetto. E poi dopo un po', secondo come si chiama? Brina! No, okay. Secondo Brina, un mese al massimo. Che? Un mese? Ho detto un mese, 15 giorni. Ma tu sei matto? Ma no, sono grande. Ugo. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, iniziamo fermo. Per adesso fa schifo. Quando vieni? T'ho detto di no! Ma perché devo venire a vivere a casa tua? Ma mi sono vedata da solo! Ti sei voluto fidanzare te? Cioè sei voluto venire tu a convivere con questa e risolvi da te? Adesso quando vieni a casa tu la prendi e ci parli, va bene? È una vita che mi metti in mezzo a queste storie, da quando eravamo ragazzini. E quando si che cancellina la suora, e quando pisci nel cappello dei Boy Scout, e quando ti perdi il biglietto del concerto di Simply Red, ogni volta te lo salvo a culo io. Basta, bello mio, hai capito? Ti saluto, auguri miei piedi, ognuno pensasse al culo suo. Quando? Stamattina. Nel mezzogiorno. Ah, okay. Presto. Ma chiesto aiuto che faccio, lo lascio in questa valle di lacrime. Oddio mio, com'è successo? Sentiamo. Com'è successo? Com'è successo? Un camion!
Un incidente spaventoso. Ci mancava solo questo, è una cosa terribile. Terribile. Adesso dalla vecchia dalla parte. No! Il corpo dalla vecchia dall'altra. Zitto! Tutta la granita per terra con la marena. Che c'entra la granita e la marena? La granita e la marena perché fa del proprio interno dalla vecchia, non te sfragnare. Mattia, guarda, smettila. Poi c'era uno che l'ha fatta la revisione. E quando ha frenato, che partite il disco dalla revisione, ha tagliato proprio la capoccia su di là, ragazzi. Su! Poi mi dà niente. E quando arriva? Quando arriva? Tra poco. Mamma mia, io non ce la posso fare proprio. Poveraccio. Certo, no, non mi sento tanto bene, no, guarda, io mi devo... Piombo! Rinna! Piombo! Rinna! Rinna! Oggi ho perso... Lo so! No, dicevo, oggi ho perso... Lo so! Oggi tutti noi possiamo dire di aver perso qualcosa. Il cellulare. Come? Ti senti? Beh, insomma, tu? Io non capisco come fai a stare in piedi. E te lo volevo. Mattia mi ha detto di... di... E te voleva che non lo diceva. Tanto andarci col pensiero ti devasta dentro. Infatti ci andiamo col pensiero. Oh, gli avevo detto di tenerselo per sé perché guarda, è fastidioso. Ma non dire così. Ma, scusa, come fa a tenerlo per sé? È impossibile tenere per sé una cosa come questa, non si fa. Senti, guarda, togliti il giubbotto e accomodo, ti senti? Se no, meglio no. Ti aiuteremo noi, siamo qua per aiutarti. Però dobbiamo parlarne, eh? Bisogna che tu ce ne parli. Ti ringrazio Marina, sei molto gentile, ma io non ho molta voglia di parlarne. Lo capisco, è una cosa proprio troppo recente, troppo violenta. In ogni modo bisognerà che esca fuori. Beh, io spero non escano fuori. Comunque preferisco cavarmela da solo, sono sicuro che passerà. E che pensi di fare? E per il momento c'è una cura che dà sollievo a questo dolore che alleva un po'. Speriamo che basti, che la cosa si risolva più presto. Ah, io non ho consigli da darti, nemmeno non c'è proprio una cura. Però ho un amico a cui è successa proprio la stessa cosa 3 anni fa. Ecco, lui ha avuto subito l'impressione che andasse meglio, che questo dolore sparisse. E poi dopo un anno... Il dolore gli è sparito? No, è sparito lui. Se avessi visto in che condizioni era, non ce la viene solo a vederlo. Addirittura? Sì, un relitto umano. Un relitto umano? Gli faceva così male? Non provava più gusto per niente, era totalmente depresso. Vabbè, basta, dai, così mi metti paura e peggiorava la situazione. Guarda, che secondo me è soprattutto una questione di tempo. Fatti un gioco, ma c'ho bisogno di io, guardate! Stavo bene! Due regioni si stendevo tutto, ma veramente! Piombo, ricordati di Viareggio. E che c'entra adesso? C'entra, t'aspetto qua. Che fai, i gatti? Sì. Non avresti mai il coraggio. No, no, no. Brinna, devi sapere che se... Va bene, va bene. Ammazza il portafoglio. Piano di polizia. Alla fine della strada girate a destra, poi girate a sinistra più no, avanti. Perché ve l'ho detto, stiamo dalle parti dello stadio olimpico, teatro olimpico vicino all'Olimpico. Girate mamma a mia! Destra, poi girate a sinistra più avanti. La polizia a cavallo, non l'avevo mai visto però tutte queste cose. Quelle laggiù e niente, vedete le luci. Prima ancora non avevo acceso la videocamera, va bene, non ve ne dico quante ce n'erano. E niente, noi siamo usciti dal Teatro Olimpico proprio adesso e ora ci stiamo incamminando a casa, incamminando, vabbè, con l'auto. Sono le 20:45, mamma mia, quanto è tardi, povero. Siamo alle 22:54 a casa. Arriveremo alle 22:54, ma io te l'ho detto Rick, fermiamoci. Ecco, si è fermato. Che è successo, Rick?
ho detto fermiamoci e si è fermato veramente. Volevo dire, ferma la macchina, devo. Ecco, si è fermata la macchina. Volevo dire, fermiamoci a mangiare qualcosa per strada, un pezzo di pizza, altrimenti poi arriviamo troppo tardi, Rick. Poi rimanete nella corsia destra. Va bene, io ho registrato un po' di cose, non so che cosa si vedrà. A dir la verità, volevo fare un vlog diverso, però poi alla fine è arrivata la signorina, sai, di quelle. Poi rimanete nella corsia destra. Ecco, si è riacceso anche la radio, pensate, neanche me ne ero accorta. Spero che non mi bloccano YouTube il. 300 metri, tenete la destra. Il video, vabbè, non l'ho fatto apposta. Io con il salto, quando la macchina si è fermata, poi si è riacceso la radio. E vi dicevo, ho provato a registrare qualcosa, poi dopo è arrivata la signorina, quella che praticamente ti accompagna alle poltrone, no? E ho avuto da dire, insomma, vabbè, forse, vabbè, dovevo avvertire prima per quale motivo registravo, non tanto per il vlog, perché a lei non gli sarebbe importato nulla, ma vloggavo anche per un'altra cosa, appunto, che riguarda l'attore stesso. E niente, quindi io spero, insomma, che si riesca a vedere qualcosa, anche perché poi giravo con il telefonino proprio per non dare nell'occhio, invece sono stata adocchiata. E una bella commedia, che dire, una bella commedia, ci siamo divertiti. E avevo letto delle recensioni e veramente, cioè, è vero, si ride dall'inizio alla fine. E niente, ho conosciuto pure Alberto Farina, e carino, è vero, Rick? E niente, poi volevo presentarvi Pino, però sapete come succede, quando uno va poi nei camerini il tempo a disposizione è poco, lo deve dedicare un po' a tutti, e quindi niente, impossibile anche questa volta. E niente, noi stiamo sotto la galleria. Cosa dirvi, se siete interessati a Pino Quartullo, che è anche il regista, appunto, di questo spettacolo, c'è la pagina Facebook e il gruppo, il Pino Quartullo Fan Club, sempre su Facebook, anche di Alberto Farina idem, e anche di Grazia Schiavo, che è l'attrice femminile, bravissima anche lei, l'ho vista da qualche altra parte ma non mi ricordo dove. Niente, noi adesso stoppiamo e vi ringraziamo per averci seguito. Rick si mangia i suoi crackers, si vedono? No, è buio, non si vedono. Si mangerà i suoi crackers e guiderà, ascolterà un po' di radio e un po' il tom tom, sperando che ci riporti a casa. Vi mando un bacino grande grande e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao.